un viaggio di lavoro interiore, ma anche perché nessuno può facilitare il perdono senza averlo sperimentato, come per la verità quasi tutto nella vita, nel senso che è difficile apprendere veramente qualcosa e incorporarlo se tu non l'hai provato. Molti mi avevano chiesto: ma le tecniche di perdono, ma quando si arriva a far fare una tecnica di perdono, come faccio a capire quando è il momento giusto? Perché non si può usare subito? Perché usandola subito non funziona? Perché io stesso ho fatto del lavoro su di me e però continuo a dover riperdonare la stessa persona e non finisce mai? Come mai io ho perdonato tutte le persone della mia famiglia, ma in realtà non sono cambiate delle cose? Perché lo faccio fare al paziente, sembra che funzioni, ma poi ritorna e ha di nuovo lo stesso sintomo, eccetera, eccetera. Quindi è nato così, l'idea del corso è nata così, perché il processo del perdono rispecchia in realtà i livelli della nostra coscienza. E quindi esiste un perdono per un certo livello di coscienza e un altro perdono per un altro livello di coscienza. E il processo è un processo, direi, esponenzialmente interdipendente, nel senso che quando io raggiungo un certo livello di coscienza, riesco a concepire il perdono in un certo modo, facendo fluire quel perdono. Espando ulteriormente il mio livello di coscienza e a quel punto riconcepisco il perdono in un modo ancora diverso. E quindi quello che noi cercheremo di fare è proprio questo processo, che è in realtà un processo di coscienza, perché il perdono è un movimento della coscienza. Nel momento in cui io inizio ad utilizzare dapprima l'osservazione e la consapevolezza, fino poi ad espandere la mia coscienza, allora comincio a poter concepire il perdono e a quel punto a poterlo attuare. Quello che ci accade nella vita, se noi lo permettiamo, rimette in discussione chi siamo noi. Il sintomo, la malattia, certo lo possiamo vedere come il guasto di una macchina e siamo in uno stato di coscienza meccanicistico. Ma se noi ci spostiamo da quel livello, in realtà quello diventa un elemento di rottura di uno schema. E la rottura di uno schema costringe a rivisitare la propria vita, le proprie priorità. Chi sono io, le scelte che ho fatto, la persona con cui sto, il lavoro che ho seguito, no? E cos'è che si vede? Che l'utilizzo della tecnica di perdono aiutava le persone a ridefinire quali erano i loro valori, cioè quali erano effettivamente le loro priorità. Allora, quando prima dicevo che noi non abbiamo tanta libertà, perché siamo manovrati da una serie di copioni, alcuni dei quali derivano dall'inconscio collettivo, altri derivano dalla genealogia, dalla famiglia e dall'ambiente in cui noi siamo, e quindi c'è da chiedersi se noi agiamo per libera scelta oppure no. Intendevo questo, e cioè che quando noi siamo posti in questa condizione, noi abbiamo una chance, che è quella di decondizionare, cioè lasciare andare le immagini del passato, i condizionamenti, le proiezioni, le identificazioni, in virtù della possibilità di riscegliere qualcosa. Ecco, la tecnica di perdono agisce a questo livello, cioè aiuta la persona a identificare qual è la mia priorità, qual è il mio valore, il valore che mi muove, quello per cui io sono qua, che guarda caso è ciò che interessa all'anima. Perché all'anima non interessa tanto se voi fate contente le persone intorno a voi, interessa che c'è una ragione per cui voi siete qua e che è questa che voi dovete perseguire. Se perseguite questa, il resto si allinea sincronicamente. Se non perseguite questa, facilmente iniziano gli intoppi, che non sono sfiga o il mondo è cattivo, sono esattamente quello che vi serve per capire chi siete voi. E questa è l'ottica del perdono.